Ciao ragazzi e bentornati in questo video qui già per oggi. Siamo qui ragazzi, un nuovo video, siamo appunto qui per portare la mia prediction di questa Serie A 2021-2022. Quindi andrò a pronosticare la classifica di Serie A 2021-2022. Fatemi sapere la vostra qui sotto, fatemi il vostro pronostico qua sotto di tutta la classifica. Mi raccomando, salvatevi il commento che poi magari a fine anno facciamo la reaction a questo video e andremo diciamo a vedere chi ne ha indovinate di più nelle varie posizioni in classifica. Quindi mi raccomando, un bel mi piace, un bel commento, una bella condivisione. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale che è gratis, è molto importante. Attivate la campanella e seguitemi qua sotto in descrizione. Seguitemi sui social, Instagram, piattaforma Viola. Recuperate i video vecchi, andate a vedere la mia rosa al fantacalcio e gli ultimi video usciti. E mi raccomando, seguite la pagina Vena Romanista con il quale sto collaborando, e ovviamente una delle migliori fanpage a tema Roma, e passate anche sul loro sito che vendono maglie da calcio a tema José Mourinho, anche cover per telefono sempre a tema Roma, materiale di ottima qualità, prezzi scontati, col mio codice sconto Giapiazza avrete un ulteriore sconto, perciò fateci un salto e se acquistate il loro prodotto fate una foto, taggatemi su Instagram e vi riposto nelle mie stories, e andate a seguire anche tutti i partecipanti che fanno il fantacalcio con me, trovate il link qua sotto in descrizione. Siamo subito con il video. Allora, io inizierei subito col dire ragazzi che ho aspettato a registrare questo video perché avevo un sacco di video sul calciomercato, video sul fantacalcio, e quindi ho aspettato a fare questo video. Ancora non è concluso il calciomercato, quindi diciamo mi sono voluto prendere un po' di tempo in più, però comunque ancora diciamo sono queste le mie sensazioni che ho quest'anno per queste squadre. Quindi inizierei subito dalla 20ª in classifica. So che già il campionato è incominciato, hanno giocato solo una giornata. La 20ª in classifica, ragazzi, secondo me è il Venezia. Il Venezia perché, diciamo, è una neopromossa. Tra le neopromosse forse è quella che ha il reparto, diciamo, la squadra meno forte, ha meno singoli forti. E, diciamo, sul mercato non è che si è mossa chissà quanto. Non ha preso giocatori, diciamo, che hanno esperienza in Serie A. Quindi, diciamo, non è quella che mi piace di meno e l'ho messa al 20º posto. Però fate attenzione, con scorso anno ci ho messo lo Spezia ultimo, quindi fate attenzione. Al 19º posto, ragazzi, quindi sempre tra le retrocesse, ragazzi, ci ho messo lo Spezia. Lo Spezia che l'anno scorso ha fatto un gran campionato con appunto con Italiano, con Vincenzo Italiano, che quest'anno è andato alla Fiorentina. Secondo me proprio la partenza di Italiano, secondo me segnerà, sarà un grosso punto debole dello Spezia, perché il punto forte era Italiano che faceva un bel gioco con lo Spezia. Quest'anno mancherà Italiano e diciamo alcuni giocatori che lo scorso anno, Nzola potrebbe partire, diciamo che molti giocatori che c'erano lo scorso anno non ci sono più, e poi tra l'altro è cambiato allenatore, ragazzi, Thiago Motta, che a me non convince con quel 2-7-2. Io li vedo sulla scia della retrocessione. Comunque l'ho messi 19esimo. Al 18esimo posto ci ho avuto un piccolo ballottaggio, ma alla fine ho deciso e ci ho messo la Salernitana. Secondo me la Salernitana, tutto sommato, la squadra diciamo ancora non è proprio prontissima per fare la Serie A, ancora c'ha tanti giocatori un po' inesperti, molto giovani. Poi c'è l'unico, diciamo, l'ho messa un po' più in alto perché ha fatto un acquisto di qualità, ovvero è andato a prendersi, ragazzi, il giocatore che l'anno scorso ha fatto 20 gol in Serie A, e quindi l'ho messa un po' più in alto di tutto, ovvero Simi. Simi sarà quel giocatore che può trascinare la Salernitana, però la Salernitana non è che c'ha un gioco prettamente offensivo, quindi diciamo l'ho messa lì 18esima, quindi proprio al limite col quasi salva, però ancora retrocessa. Al 17esimo posto, quindi appena salva, ci ho messo l'Empoli con Andreazzoli. È tornato Andreazzoli, secondo me farà un buon gioco, i giocatori sono molto interessanti, sono Bairami e soprattutto Bairami, che a me piace tantissimo, e poi Mancuso, che secondo me potrebbe far bene in Serie A, un po' come fece Caputo, e l'ho messa diciamo appena salva al 17esimo posto. Al 16esimo posto ci ho messo una delusione, che secondo me sarà una delusione quest'anno, ovvero l'Hellas Verona. Secondo me quest'anno il Verona, che ci ha abituato a fare sempre dei gran campionati, quest'anno secondo me con Di Francesco faticherà tanto. Poi tra l'altro che non c'è più Di Marco, alcuni giocatori che c'erano lo scorso anno non ci sono più, nell'ultimo anno il Verona si è sempre indebolito. Quest'anno tra l'altro c'è il punto interrogativo su Zaccagni, che potrebbe addirittura lasciare il Verona, quindi diciamo l'ho messa al 16esimo posto,
No, mi sento che deluderà quest'anno, secondo me, il Verona. Al quindicesimo posto un'altra squadra che più o meno fa quel campionato lì, diciamo, salva, ma comunque faticherà tanto quest'anno. Ragazzi, ci ho messo l'Udinese al quindicesimo posto, che secondo me con la partenza di De Paul faticherà tanto, però comunque si salverà. Diciamo, l'Udinese è una squadra che ci ha abituato sempre, che è una squadra che si salva tutti gli anni, però secondo me quest'anno faticherà un po' di più, infatti si lotterà un po' per la salvezza fino alle ultime giornate. Quindi ho messo al quindicesimo posto. Al quattordicesimo posto, ragazzi, ci ho messo il Genova. Non l'ho voluta mettere, l'anno scorso è appunto arrivata più in alto il Genova, però mi sono voluto tenere più basso proprio perché il Genova è una squadra con un grosso punto interrogativo. Ballardini, diciamo che fa giocare bene il Genova, però il Genova è una squadra che difensivamente non è molto solida, e tra l'altro alcuni giocatori c'erano lo scorso anno, non ci sono più, non c'è più Shomurodov, non c'è più Scamacca. Qui, diciamo, non mi sono molto affidato al Genova, comunque l'ho messa a quattordicesimo, comunque in zona salva. Al tredicesimo posto, ragazzi, ci ho messo il Cagliari, che secondo me farà un po' un campionato simile allo scorso anno. Lo scorso anno, che se non sbaglio, è arrivata a quattordicesima o quindicesima. Quest'anno farà un pochettino meglio, farà un campionato un po' più costante, però comunque salva. Secondo me non farà un campionato stellare, ma neanche un campionato brutto, quindi l'ho messa a tredicesima. Al dodicesimo posto, ragazzi, ci ho messo il Bologna, che lo scorso anno per esempio è arrivata a dodicesima. La vedo più o meno sulla stessa scia d'onda, anche se hanno acquistato un nuovo attaccante come Arnautovic. Diciamo, Arnautovic secondo me era l'anello mancante del Bologna, mancava una prima punta, è stato dato via Palacio, è stato preso Arnautovic, secondo me potrebbe far bene col Bologna, però diciamo che potrebbe anche partire Tomiyasu, quindi in difesa potrebbero perderci qualcosina. Comunque, tra l'altro, l'ho messo a dodicesimo, quindi a stessa posizione lo scorso anno, più o meno mi aspetto quel campionato lì. All'undicesimo posto, ragazzi, ci ho messo una sorpresa, ragazzi, ci ho messo il Torino, che lo scorso anno è arrivato 17esimo, quindi salvo proprio per il rotto della cuffia. Quest'anno l'ho messo una salvezza tranquilla, ma secondo me può lottare anche per la metà di sinistra della classifica. Quindi l'ho messo undicesima, ma potrebbe arrivare anche nona decima. Diciamo, l'ho messa leggermente sotto perché vedo squadre superiori al Torino. Comunque il Torino, che è una squadra che ha i giocatori buoni, l'allenatore buono ce l'ha, gli mancano giusto qualche tassello nella rosa per essere una buona rosa, tipo un centrocampista sarebbe perfetto il Torino. E ovviamente deve confermare Belotti, perché se Belotti parte qui succede un casino. E poi comunque l'allenatore, secondo me Juric era l'allenatore giusto per il Torino, secondo me sarà l'allenatore giusto. Al decimo posto, ragazzi, ci ho messo il Sassuolo, che lo scorso anno per esempio è arrivato ottavo. Quest'anno secondo me farà un campionato un po' diverso, sempre comunque fra le prime 10, però non come lo scorso anno che farà un super campionato. Quest'anno un po' peggio, ovviamente la partenza di De Zerbi, che comunque l'allenatore che l'ha portato così in alto è stato proprio De Zerbi, e ovviamente potrebbe partire anche Berardi, quindi un Sassuolo che faticherà rispetto allo scorso anno, non farà il campionato stellare, però comunque sempre tra le prime 10. Al nono posto, ragazzi, ci ho messo una squadra che lo scorso anno è arrivata più o meno quella posizione lì, mi pare nona o decima, la Sampdoria. Secondo me si riconfermerà su questi livelli. La Samp c'è una squadra, c'è un organico molto forte, diciamo che cessioni importanti non l'ha fatta e ha mantenuto tutta l'ossatura della squadra. È arrivato D'Aversa, sì, non c'è più Ranieri, è arrivato D'Aversa, che comunque è un allenatore che ha un gioco simile a Ranieri, quindi un gioco abbastanza solido come squadra, diciamo che difensivamente è solida e poi riparte in contropiede, questo è D'Aversa, è un po' come il gioco di Ranieri, diciamo. Quindi ho voluto rimanere su quella stessa posizione, l'ho messa nonna. All'ottavo posto, come lo scorso anno, ci vado a mettere una sorpresa che potrebbe essere, come lo scorso anno avevo questa sensazione, l'ho messa ottava e non c'è arrivata, quest'anno ci riprovo, la rimetto ottava, ragazzi, la Fiorentina. I Viola, ragazzi, quest'anno con Vincenzo Italiano potrebbero fare bene, si spera che comunque con l'arrivo di un grande allenatore, con un mercato, se appunto la Fiorentina investirà qualcosa sul mercato non cedendo pezzi forti, quindi se Vlahovic viene riconfermato dovrebbe arrivare anche il rinnovo, è arrivato il rinnovo di Milenkovic, secondo me con i giusti tasselli nel mercato la Fiorentina può arrivare ottava e lottare magari anche per qualcosa di più. Al settimo posto, quindi, diciamo, passiamo alle big, la prima big che metto più bassa, ragazzi, la Lazio, che secondo me arriverà settimo, quindi andrà in conference. Diciamo che la Lazio, secondo me, un allenatore come Sarri, che secondo me è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre, però, ragazzi, ci vuole del tempo per iniziare a giocare bene con Sarri, ci vuole almeno un anno di adattamento. La Lazio, che viene
da tanti anni che giocava con la difesa a 3, quindi con gli esterni del centrocampo, con tanti anni di Inzaghi. Adesso che si deve cambiare modulo con il cambio di allenatore, faticherà un po' all'inizio. E secondo me magari già dall'anno prossimo la Lazio sarà più forte di quest'anno. E quindi l'ho voluta mettere settimo, comunque in conference. Poi ragazzi, qui c'ho avuto un po' di difficoltà a scegliere le posizioni. Secondo me saranno tutte un po' appiccicate. Sesta, quinta e quarta secondo me saranno tutte appiccicate. Quindi in zona Europa League al sesto posto ragazzi ci ho messo la Roma. Mi sono voluto tenere basso ragazzi. La Roma che ha preso Mourinho ha fatto un buonissimo calciomercato, però ragazzi la vedo ancora leggermente al di sotto rispetto a Inter, Atalanta, Napoli. La vedo un pochettino sotto, leggermente sotto. E quindi l'ho messa sesta, ma fate attenzione alla Roma che è una mina vacante, potrebbe essere una sorpresa. Potrei sbagliarmi questo pronostico, spero di sbagliarmi, che la Roma possa arrivare magari addirittura in Champions. Comunque l'ho messa sesta. Al quinto posto, quindi sempre un'altra pretendente per l'Europa League, ragazzi, ci ho messo il Milan. Il Milan che la squadra è rimasta più o meno quella dello scorso anno, ha preso un paio di giocatori, è partito Donnarumma, è partito Çalhanoğlu. Però ragazzi è arrivato Maignan che è un buon portiere. Quest'anno verrà responsabilizzato Brahim Diaz, potrebbe fare un gran campionato. Però secondo me davanti comunque hanno comunque Ibrahimovic e Giroud, che sono due buoni attaccanti che comunque però hanno la loro età. È arrivato anche Pellegrini che è giovanissimo. Però proprio secondo me faticherà tanto col fatto che c'ha il doppio impegno. La Champions ti ruba molte energie e ne risentirà il Milan dopo tanti anni che non è più abituato a giocare la Champions, ne risentirà in campionato. Poi secondo me Pioli è un allenatore che parte bene all'inizio campionato e poi nella seconda metà delude un po'. Comunque il Milan l'ho messo quinto. Al quarto posto ragazzi ci ho messo l'Inter, quindi l'altra squadra di Milano. Secondo me quest'anno faticherà tanto l'Inter a giocare con Inzaghi, a differenza di Conte che la vedevo meglio. Poi soprattutto con la partenza di Lukaku, di Hakimi, si sentiranno tanto quest'anno le loro due partenze, perché comunque è vero che sono arrivati Dumfries per rimpiazzare Hakimi, è arrivato Edin Dzeko che comunque potrebbe far bene all'Inter, è arrivato Çalhanoğlu a parametro zero, diciamo potrebbe arrivare addirittura anche Correa, è quasi ufficiale, dovrebbe arrivare le visite mediche domani, dovrebbe fare, e addirittura si parla anche di Belotti, quindi non lo so. L'Inter comunque la vedo al quarto posto, comunque sempre in Champions League. Al terzo posto riconfermo l'Atalanta, che lo scorso anno mi pare è arrivata terza, la riconfermo terza anche quest'anno. Secondo me farà un campionato simile a quello dello scorso anno, magari potrebbe faticare un po' di più, però comunque la vedo comunque al terzo posto. Al secondo posto ragazzi ci ho messo il Napoli di Luciano Spalletti. La vedo quest'anno una delle pretendenti per vincere lo scudetto, ma ancora non mi sono voluto fidare di metterla al primo posto e quindi l'ho messa seconda ragazzi, che secondo me farà un campionato, secondo me se la lotterà fino alle ultime giornate per lo scudetto. Ma alla fine al primo posto ragazzi ci ho messo la Juventus, che vincerà secondo me lo scudetto quest'anno. 2021-2022 lo vincerà la Juventus, con il ritorno di Max Allegri secondo me potrebbe essere determinante. Diciamo ha riconfermato quasi tutti i giocatori, verrà responsabilizzato Paolo Dybala e secondo me farà una grande stagione. Ronaldo questo è il suo ultimo anno e potrebbe far bene proprio perché è il suo ultimo anno. Quindi questo era il mio pronostico di questa Serie A 2021-2022, quindi la Juve vincerà lo scudetto secondo me e il Napoli se la lotterà fino alla fine con la Juve. Fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento, lasciate un bel mi piace, un bel commento, una bella condivisione se nuovi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ragazzi, è tutto e noi cominciamo con un prossimo video. Bella ragazzi, sempre comunque forza il calcio, vamos, commentate mi raccomando, bella, ciao. Don't show any fear.